They up and vanished. In realtà volevo iniziare. Ho parlato random con Felix e è partita sta cosa. You got the wrong idea, boss. It ain't guy by the name of Clyde Harlow. He was an old friend of mine. Honestly, he was probably my first and longest friend. Ho una tazza di tè perché mi sto morendo dal freddo. Says he wants to talk to me. Says it's urgent. Clyde's waiting for us on Scylla. I appreciate. Ah, e Jesus. No, ho sbagliato il pulsante. What's up? Ho sbagliato pulsante. I took a bit on the shorter side. When we set up dirt. Ander, what's... Allora, voglio tornare alla nave. Perché devo cambiare personaggi innanzitutto e devo fare alcune cose, quindi... interno, grazie. Come parla? Felix ci ha detto che dobbiamo andare a fare la missione. What's on your... Yeah, sure. I've been thinking about that. Scylla's about as far away from civilization as I... Clyde wasn't a... Clyde was my first friend, but he was also my mentor. Taught me how to think, how to question, how to disobey. Tu li devi mettere insieme a quella delle 100 scommesse. Te lo dico, eh. Te faccio l'appuntamento, te lo rubaro. Yeah, I was just a lonely orphan kid getting my knuckles dirty. Clyde, I want to say he saw some potential in me. Like as not, he just took pity on me. So he took me in. That's what I don't... Clyde. Clyde wasn't an idiot. He kept his head down, worked hard. But when... Ok, niente. I vicari in teoria devo andare semplicemente. Devo portarmelo appresso quando do turno a quella città. No, ok. Semplicemente. Oddio. No, semplicemente dobbiamo andare avanti. Allora, qua non so se hai risolto tu. Se è apparso qualcos'altro. Non credo. L'unico segno. Per me va bene. Dove hai detto che ti voglio incontrare, amico tuo? Hey you, looking? Where do you think you're? Yeah, the cat. Sounds like Clyde's jumping to conclusions. You're on a first name basis with Captain Harlow, huh? All right. Ti ave a raro. Got my sights on you. Io ti spacco la faccia, sa. Missione compagno, miglior amico. Devo entrare. What the hell? Oh, questa è un'illuminazione come Dio comanda. Precisamente aumenterà la luminosità. Eccolo. Well, hey there, Hullhead. Clawed your way out of the groundbreaker at long last? Uh-huh. Oh, sorry, were you expecting me to say something? Maybe a long time no see or a you've aged, old man? Piuttosto in basso. I thought you were dead. Me ne lavo le mani così. Against the walls of some re-education center. That's been 5 years, Clyde. The best thing you can say is hey there, Hullhead. No, Felix. The best thing I can say to you is yet to come. Also, I'd like to have a word with your captain. Addio, che vuoi. So, you took Felix under your wing. Kept him busy. Good.
Kid always needed a place to belong. Ti avverto, ti spacco la faccia. I don't know what you're trying to say, but he's earned his keep with us. Sì, è vero. You're that Clyde? I've been making something out of myself. Ha un dropkick della Madonna. As long as you haven't been making a fool of yourself. I'm sure Felix has no end of stories to tell of your exploits together. I look forward to catching up with the boy. I'm working on something. Something big. Something the likes of which Halcyon has never seen. And I want Felix to be a part of my initiative. I'm fulfilling a promise I made to the boy. That one day, he and I would change the colony together. Oi, se si fa saltare in aria qualcosa è sbagliato, t'avverto, ti sparo sul posto. Easy there, Clyde. No one said nothing about throwing in with you. In case you didn't notice, I'm pretty happy where I am. I'm not asking you to walk away from your captain, Felix. But neither should you allow yourself to be controlled by fear. Change is not to be feared. I brought you here because I want to know where Felix's loyalties lie. When the day of our revolution comes, I want to know that I can rely on him. È un rivoluzionario. Cazzo, questi sono tremendi. Questi sono... È come me praticamente di capoccia. Però non si risolve un cazzo facendo aggressioni. Everyone in my crew proves their loyalty. No exceptions. Not even Felix. I want you to deal with a traitor for me. Name's Trask. Kill him and bring me proof of his death. His ring should do nicely. Ratted us out to the board. He's been an informant. Has been for years. He and his little cadre mutinied. Killed five of my own in Tuck Tail. I don't know where he's hiding, but his wife might. Rosanna. Lives on the ground. Rosanna knows my crew by name and face, but you're a stranger. Cosa ne pensi, Clyde offered me a hand when nobody else would. Mi dì, favore. Va bene, andiamo. Oddio, scusa Ellie. Stavo dritta, dritto in dritto nel tuo petto proprio. Allora, devo portare avanti scienza. No, ho sbagliato. Anche a 55, scienza a 55 e non c'ho più punti. Finché ho questi, presto posso avere dei punti. No, perché sto notando che il cap è salzato un'altra. Oh, c'ho vantaggi anche. Il cap si è avanzato un'altra volta. Bonus dell'abilità di comunicazione quando non hai compagni nel gruppo. No, ce n'avevo uno che era OP, che era una cosa solo a dilata tempo. Dove stava? Mi sa che stava sotto. Beh. Critico. Oh, dove sta? Ce l'avevo. Avevo un'abilità che praticamente... Vabbè, mettiamo questa. Ok. Quindi dobbiamo andare a uccidere una persona. Senti, Felix. Io non so quanto tu stia in debito con tizio, va che la pesca. Però io non ti faccio uccidere una persona e non la uccido una persona, specialmente così. Io. Però devo salvare qua, perché ragazzi ci sono tre... Cioè, mi chiederà tre cose, come si chiama? Tre alternative. Siccome non so qual è... Perché quando glielo chiedo a lei... It's almost... I think I got just the thing, my dear. A few years back, Auntie Cleo's put out a whole... High-grade shampoo. What's the scrubby brush for? Cleaning around your... Most folk don't got the time. Or bathtubs for such. Me included. I'll let you have one on clearance. Angeli deve ricercare il produttore di nave messo a comprire delle componenti puliti e roba del genere. Oh gosh. We never talked about what kind of smell she likes.
I think pretty... It comes down to what sort of intent you got. If I was looking to do a spy job over in engineering... Now, if I was a young thing trying to come on all precious-like... Quasi rosa. I'd probably go with Rosish. Take your time, dear. Oh. Aspetta, ti variamo, ti facciamo sapere. Take your... Dunque... Are we gonna get in trouble today? Ah. Allora, lei ha detto se voglio far pressione quasi rosa. Però anche quell'altra è più figa. Allora, proviamo quasi rosa. We didn't have anything rosish in Edgewater. I'll just wrap that up for you. I'll pay for that, ma'am. Thanks for being here. I've got a lovely little... Questo che cos'è? Ah! Cos'è? Questa è bellissima! L'aiuto del recuperatore. Però ce ne stanno una marea di queste in giro. Ne sei sicura, Parvi? Non abbiamo preso quella. I hope his fancy... In her messages, June Lay said her mama used to make this dish for Monarch. And then for dessert, there's a thing called, there's gotta be some place in Stellar Bay that can bake a casserole. And I heard tell there's a Rizzo's town near there called Cascadia, what specializes in sweet. Thanks. Quindi... Prendilo. This is Halcyon News. We interrupt your regular with advertisement for the following story. Preso. Do you have what it takes to defend your corporate township from the dangers? Quindi com'era la cosa dell'amore pasta per lo stomaco? Ok, Felix, come te la puoi gestire? You mind? Rufus and I are no longer. You're... All right. Appale Smeralda. That's right. Our marriage contract expired some months ago. Where do I... Appreciate... We still going... I know, I know. Clyde. You think he's... That he's probably using me. Yeah. Maybe we should go have a... A Vale Smeralda, quindi. Oddio. Odio queste missioni dove devo fare avanti e indietro 4 volte. Ah, sick. Tra l'altro, tengo a dire una cosa. Deve uscire Resident Evil 3 Remake, ragazzi. E lì son cazzi. Perché ho intenzione di prenderlo, penso. Anche se esce. Allora, adesso vi spiego un po' mentre faccio il viaggio rapido così. Come ve lo spiego sta cosa? Praticamente, ragazzi, io. Sapete perché? Allora, l'altra settimana sono andato a prenotarmi. Cioè, sta Persona 5 deve uscire, ragazzi. Persona 5 Royal. Mi sono andato a prenotare, se Dio vuole, se ce la faccio, alla Limited Edition. Questa è la prima Limited Edition che prendo tutta la mia vita, praticamente. E il fatto che mi sto prendendo preso la Limited Edition mi costringe a fare una scelta pesante. Nel senso che, primo, non prendo Nioh 2. Non lo prendo perché, ovviamente, per questioni di quota. E seconda cosa, probabilmente non potrò comprarmi niente per tipo 4 mesi, perché sebbene costi relativamente poco per una limited edition, sebbene costi poco per una limited edition, in effetti costa molto di più quella con tutti i DLC, con di tutti i cosi, come si dice, i costumi. Preferito prendere la limited edition. Prima perché ci stanno pure tutte le varie cose che ci stanno.
Tipo c'è sta la maschera di Joker, eccetera, eccetera. E non è che io volevo una limited edition di persona da un pezzo, perché siccome l'ho mancata quella della prima volta in cui è uscito il primo, stavolta no. Ho detto stavolta no, stavolta la, come è uscita la data di uscita, io sono andato a prenotare. Solo il problema è che mi hanno detto che non si sa se la potranno prenotare o no. Quindi sto aspettando che mi diano conferma, penso di sì, più che altro. Quindi il level cap è sempre lo stesso. Felix, alle spalle. Ok. Quindi sto aspettando che mi diano ragione, che mi diano, cioè, la notizia. Spero di sì, comunque. Se nel caso mi ha detto, infatti mi ha detto, se non ti chiamiamo è perché è andata tutta bene. Siccome non si sapeva ancora niente. Comunque esce il 31 marzo e quindi il problema è che il 31 marzo esce Persona 5, ma il 13 marzo esce Nioh 2. Quindi non posso prendere entrambi. Però tra l'altro se lo devo prendere Nioh 2 lo prendo sullo store, perché se no va avanti e indietro per uscire per solo un videogioco che probabilmente neanche mi piacerà con la fine. Non lo so. Thing is, Harlow wants my. How do? Yeah. You can't be. Yeah, that's about how I reacted when I found. Non ho letto, cazzo. That's the whole truth, Harlow. Non ho mai tradito Harlow, l'ha tradito tutti. Il consiglio lo tiene in pugno, sono anni che quel bastardo dello suo libro paga tutti i chiacchi di rivoluzione, mucchi di menzioni. Ah, quindi vabbè. Yeah, I've got proof. There's always a paper trail when the board's involved. I chanced upon some correspondence between Harlow and his employer. I don't know that it makes a difference. What was I to do with that evidence? Huh. You ain't like other board agents I heard about. You got a functioning spine. I hid my papers before Harlow chased me out. Back in the middle of the base. Because he's for sale. Anything the board can. With Harlow in their pocket, the board had an informant, a pirate, a smoke. Quindi era fin finita la talpa a lui. Take. You gonna tell Harlow I'm dead? Here. Quindi che vuoi fare? I'm not sure. I can't imagine. Trask's. Quindi dobbiamo tornare alla base e andare a Sushila. Che. Perché non posso viaggiare direttamente da qua? Scusa, mi dici. Vado su. No, devi andare sulla. Stavo dicendo comunque. Esce il 30, il 13, esce Nioh. Non penso di riuscire neanche a prendere. Poi ad aprile dovrebbe uscire. Non si sa quando, però la data specifica non si sa. Dovrebbe uscire Resident Evil 3. Io sto un poco incasinato. Cioè, certo, c'è un Natale di mezzo, ma al momento sto mettendo da parte. Cioè, l'ho prenotato Persona 5, ma non ho l'intera somma. Cioè, tanto ho 3 mesi, quindi sto tranquillo. Dice Outbreak, Project Outbreak. Che doveva essere, ti diceva, sì, il remake di Persona di Resident Evil 3. Nel remake di Resident Evil 3. Quando in realtà non era il remake di Resident Evil 3, hanno fatto vedere che era tipo uno di quei Resident Evil che c'è stato. Non mi ricordo mo quale cazzo era. Il centro della base non c'è. Ma magari è fuori, aspetta. No, è qua. Ok. Vuoi dargli un'occhiata? Looks like. Ok, andiamo a spaccargli la faccia. Ho domande. Ho risposte e tu mi devi dare la domanda. What? Trust. That's.
Se quanto comprare l'ho ricevuta. How should I know? Clyde, look me in the eye. Don't talk to me like I'm some common criminal. I don't know what kind of poison that snake. Cazzi tuoi! Io ci ho provato a parlare. Sì. Sto da Dio. Non puoi vedere. Primo che esce da quella porta è morto. No, non è finita, ce ne sono ancora un paio. Dovrebbero uscire. Quanto cazzo? Fatevi sotto, stronzi. È molto meglio questo che il revolver per fare lo shooting time, lo chiamo io. Ora io spero che lui gli vada bene sta situazione. Come te senti? This is the void's black. No. I always looked up to Clyde. Yeah, he did. I hope so. You've given me a lot to think about. Part of me wishes we'd put Trask in the ground. You know, I think that's just my frustration to... Thanks for... Cazzo è sto suono? Abbiamo fatto la cosa giusta, boh. Oh, lui mi ha attaccato, tutto per un amico. Oh, lui mi ha attaccato, cazzo. Non è che l'ho attaccato io per primo. Che ruba? Sono morti tutti. Che ruba. Non puoi rubare a un ladro. Capito bene se me lo possiamo potenziare in qualche maniera. Non mi è dato saperlo come, però. Perfetto, possiamo andare. C'è un'ascia? Wow! Questo lo compro, così lo do al vicario. Abilità di comando. Oh, Kiko, noi ci abbiamo provato, che te posso dire? Ah, si possono uccidere. Oh, quanto serve per questo? What the fuck? Ah, è una nave. Ah, quindi questa era tipo una discarica, come si dice. Oh, direi di tornare su. Vedere cosa ci dice sulla nave.
Ah, ha visto? Colpo un kill, una colpo un kill, un colpo un kill. E questa qui, questa là è decentissima. Cedendo. Hold on. What happens if we hit the wall? Most likely the bullet will ricochet, which could be bad. Or hilarious. There's a tiny chance of a hull puncture, which would suck us into space one chunk at a time. Bad and hilarious. Ugh. Just imagining that makes me sick. That's why we don't miss. So, Harlow was rottener than weak old Borst. Big surprise. What did I tell you? Harlow's dead. Obviously not, and better for. Don't get all mushy. Touché. Sure do. Anyway, you really. You're in. Any... Oh, sta ragazza mi fa bastiare al contrario. Ma porca di quella. Ma guarda che questa la, gli ha dato di santa ragione. È impregato. Come? Cos'è successo? Che mi dice? Ah, vabbè, questo della. Ciccio, come va? Good to see you, boss. Non gliene frega più niente. Vicario stava come al solito a farsi i cazzi sua. Sam sta pulì. Ah, da fai i cazzi sua. Quella sta a pensare ai cazzi dell'altri. E la dice fatti i cazzi degli altri. Scusate, poi parolaccio. Meno male che non c'è la monetizzazione, se no non prenderei mai una lira. Allora, già che ci sto, va, vado a fare questa missione qua. Intanto ci vediamo più avanti, non possiamo.